Eccoci, ciao a tutti, buonasera, io sono Agnese di Bike Boobs, ci siamo già visti la settimana scorsa per l'altro live cooking sempre sul tema delle barrette e per chi non ci conoscesse, eccoci qua, vediamo se ce la facciamo, eccoci qua, per chi non ci conoscesse, noi siamo un gruppo di donne accomunate da una passione che è quella dell'andare in bicicletta. Purtroppo in questo momento non si può andare in bici e quindi diciamo la nostra attività principale, che è legata poi all'associazione sportiva Bike Mood, alla quale appunto il nostro gruppo è legato, è un pochino ferma, però abbiamo deciso di non fermarci e quindi di continuare a occuparci del mondo della bici un po' alla nostra maniera, cioè restando a casa. E quindi se andate sul nostro profilo potete vedere che abbiamo realizzato dei video, per esempio sulla cura del perineo, dei consigli di guida così per potersi allenare ad andare in bicicletta anche restando a casa, e poi questi live cooking nei quali diciamo cuciniamo cose che possono servire andando in bici. E una di queste cose, la cosa principale, sono sicuramente le barrette energetiche, che sono molto utili, sempre molto utili, sia quando si va in bici naturalmente, ma anche come snack, anche ora che siamo a casa, per fare un po' di una merenda o così, anche se ci alleniamo magari poi spezziamo la fame nell'allenamento a casa con le barrette. Ci tengo a precisare che io non sono una cuoca professionista, è la prima volta che cucino questa ricetta, la cucino per la prima volta con voi, quindi insomma vediamo che cosa succederà. Sono qui nella mia cucina, per chi mi segue noterete che manca lo stendino oggi, perché dato che è una bella giornata gli ho dato una mezz'ora d'aria, l'ho messo fuori, lui che può uscire, e niente, adesso prepareremo appunto insieme nuovamente delle barrette energetiche. La ricetta che abbiamo fatto la scorsa settimana la trovate lì linkata nei nostri post, nei nostri ultimi post, oppure potete andare sul canale YouTube di Bike Mood e lì ritroverete il video con ingredienti e procedimento, diciamo. Allora, realizzeremo sempre delle barrette vegane, perché appunto molte di noi scelgono un'alimentazione a base vegetale, quindi le nostre ricette, quelle che vi proporremo diciamo finché si prolungherà la quarantena, saranno principalmente vegane, e anche in questo caso la ricetta che ho scelto l'ho presa dal sito di vegolosi.it, che è un sito che uso molto e nel quale trovo sempre diciamo delle ricette sfiziose, interessanti e carine. Questa ricetta è un pochino più complicata rispetto a quella della scorsa settimana, anche se in realtà si può fare con ingredienti facilissimi che si trovano facilmente nei supermercati della grande distribuzione senza nessun problema. È un pochino più complicata perché appunto non si tratta di fare diciamo solamente un impasto e stenderlo, ma c'è da lavorare un pochino di più con le mani. In particolare queste barrette sono delle barrette alla frutta con un crumble di fiocchi d'avena. Quindi andiamo a vedere un attimino velocemente gli ingredienti e poi passiamo alla realizzazione. Allora, ingrediente principale, essendo un crumble di fiocchi d'avena, i fiocchi d'avena, 130 grammi. Vi ricordo che poi ritroverete tutte le ricette sul sito di vegolosi.it o comunque nelle nostre storie in evidenza, ritrovate tutti i quantitativi della ricetta, per cui senza nessun problema. Quindi, fiocchi d'avena, 130 grammi. 130 grammi di farina integrale, eccola qua, poi 70 grammi di farina di mandorle, 120 grammi di, eccolo qua, di zucchero di canna integrale, che è questo qui un pochino più, non so se riuscite a vederlo, un pochino più grosso, un pochino più scuro, sono 120 grammi. Poi ci vuole un mezzo cucchiaino di lievito per dolci, proprio una puntina, potete utilizzare anche il cremor tartaro, va benissimo, e 110 grammi di burro di soia ben freddo, deve essere di frigorifero, 110 grammi, eccolo qua. Generalmente io non amo usare i preparati, cioè preferisco usare per esempio l'olio di semi di girasole, comunque ingredienti semplici, non composti come in questo caso l'olio di cocco, per dire. Però per fare il crumble c'è bisogno di qualcosa che dia un po' quella consistenza simil burro, per capirsi, e quindi questa può essere, il burro di soia può essere una buona soluzione. Mi raccomando, magari uno lo potete comprare biologico, comunque di qualità, si trova tranquillamente anche al supermercato e quindi potete utilizzarlo per questa occasione. L'ultimo ingrediente è la marmellata, io in particolare ho scelto una marmellata di lamponi, eccola qua, questa qua.
Ci sta molto bene in questa ricetta, comunque qualsiasi tipo di marmellata, diciamo che sia con un gusto tipo ciliegia, frutti di bosco, lampone, a seconda se vi piacciono più dolciastre o più amarognole. Per esempio, a me piace un po' il sapore più amarognole, quindi ho preferito quella di lamponi. Però, volendo, potete usare anche una marmellata d'albicocche o di pesche, insomma, quella il gusto che vi piace di più. Potete anche farla. Basta comprare la frutta, prendere zucchero, un cucchiaino di limone e l'amido di mais. Si mette in un pentolino sul fuoco, si mette la frutta lavata, pulita, denocciolata, se hai noccioli, eccetera, sbucciata, tutta a pezzettini, si aggiunge lo zucchero con il cucchiaino di limone e si inizia a far cuocere. Quando si è tutto un po' sciolto, si aggiunge l'amido di mais stemperato con l'acqua e si lascia cuocere finché tutto non si addensa, non diventa una bella marmellatina. E la potete fare anche voi se avete tempo, se avete voglia, altrimenti la comprate già pronta. Il procedimento è abbastanza semplice in realtà, perché consiste, diciamo, nel mischiare insieme tutte le polveri, quindi fiocchi d'avena, farina integrale, farina di mandorle, zucchero e il cucchiaino di lievito. Si mescola tutto insieme in una ciotola. Io, per semplicità, l'ho già mescolato. Mi raccomando di mescolare bene perché lo zucchero di canna, ecco, vediamo se riesco a farvi vedere, tende a solidificarsi un pochino, quindi a fare questi piccoli tipo grumettini. Mi raccomando, mescolate bene e soprattutto anche con le dita, così spezzateli un po', perché altrimenti poi il crumble non verrà bene, nel senso rimarrà pallottoloso, ci saranno dei punti in cui lo zucchero rimarrà intero. Quindi mescolatelo molto molto bene prima di aggiungere il burro. Ok, quindi mescoliamo tutto per bene. A questo punto viene il passaggio, diciamo, che ci farà realizzare il nostro crumble, ossia prendiamo il burro di soia ben freddo e lo aggiungiamo nella ciotola insieme alle polveri. Ecco fatto. E iniziamo in un primo momento, anche con l'aiuto di un cucchiaio di legno, a mescolare un pochino, a farlo un pochino sciogliere, un pochino amalgamare. Dopodiché, però, dovremo mescolare con le mani, perché diciamo un pochino il segreto del crumble per farlo venire bene è quello di utilizzare le mani. Perché vi dico di non mescolare subito con le dita? Perché il calore delle mani tende a far sciogliere il burro. E questo, diciamo, può essere un problema, nel senso che non si deve proprio sciogliere del tuttissimo, no? Si deve amalgamare agli ingredienti, ma senza diventare una pappetta, per capirci. Quindi, in un primo momento, facciamo come ho fatto io con un cucchiaio di legno semplicissimo. Adesso, invece, usiamo proprio la punta delle dita, quindi non affondare la mano quando si impasta, per esempio, il pane o la pizza o la schiacciata, ma proprio con la punta delle dita iniziamo a lavorare bene bene l'impasto in modo da formare il crumble che già si addensa. Ora vi faccio vedere. Vedete, iniziando un pochino a lavorare, potete vedere che già si è iniziato un pochino ad addensare. E questa operazione richiede qualche minuto, con un pochino di pazienza, però serve proprio per avere l'effetto di un bel crumble che poi stenderemo nella teglia e a quel punto copriremo con la nostra marmellata. Allora, tutte le ricette, come ho già detto, come stavo dicendo anche prima, diciamo sono quelle che preferiamo utilizzare di solito, le troviamo su un sito che si chiama vegolosi.it, che è anche un profilo Instagram, una pagina Facebook, che quindi potete andare a consultare, perché appunto ci sono ricette molto, molto carine, molto interessanti, ovviamente vegane, però con ingredienti semplici, perché spesso si pensa che cucinare vegano richieda una ricerca di ingredienti lunga, laboriosa, e che quindi sia complicato. In realtà, tutti gli ingredienti che vengono utilizzati adesso si trovano con una gran facilità anche nella grande distribuzione, nei supermercati della grande distribuzione. In ogni caso, insomma, se la vostra dieta magari non è completamente vegana ma vegetariana, per esempio, potete utilizzare il burro, senza burro tradizionale, senza bisogno di utilizzare il burro di soia, anche se noi comunque ve lo consigliamo. E volendo si possono andare un pochino a sostituire alcuni ingredienti a volte, insomma, se non si riesce a trovarli, ma tutto è veramente facilmente reperibile in commercio. Ecco, intanto, mentre chiacchieravamo, vi faccio vedere un po' l'effetto. Eccolo qua. Il crumble
ha iniziato. Aspettate, eccolo qua. Eccoci qua. Il nostro crumble ha iniziato a crambolarsi, come si dice in gergo, per cui direi che lo lavoriamo solamente qualche altro secondo e poi andiamo a stendere tutto nella nostra teglia. Intanto vi ricordo che prima di tutto, se avete voglia di iniziare a pedalare con noi, a venire in bici con noi, potete e siete diciamo della zona del Mugello Firenze, noi ci troviamo nel Mugello, quindi diciamo i nostri giri sono principalmente nella nostra zona, poi ogni tanto sconfiniamo, però quelli più abituali li organizziamo appunto in zona. Quindi se avete voglia di iniziare a pedalare con noi ci potete scrivere un messaggio, un direct message e noi saremo ben felici di unirvi al nostro gruppo. E non abbiate timore, insomma, di essere tanto esperte, di andare in bici da poco tempo, perché assolutamente il gruppo è aperto a tutte le ragazze, le donne che hanno voglia di partecipare, indipendentemente dal livello di preparazione, da quanti anni, da quanto tempo è che si va in bici, perché insomma diciamo ci si livella, ci si mette tutti un pochino allo stesso livello per andare in bici insieme e divertirsi. Quindi assolutamente scriveteci. E poi vi ricordo che tutte le iniziative che stiamo facendo in questo periodo di quarantena le trovate sul nostro profilo Instagram. Insomma, se scorrete il feed dei post, vedrete i video che stiamo realizzando sulla cura del perineo e consigli di guida, diciamo casalinghi, che stiamo appunto dando per non dimenticarci mai come si fa ad andare bene in bici. Quindi, insomma, potete seguiteci, mettete un bel segui, sulla nostra pagina Instagram, oppure seguite, la pagina Facebook di Bikemood e il canale YouTube di Bikemood, che raccoglie, diciamo, anche questi piccoli video. Ecco, intanto il nostro crumble ve lo faccio vedere, è bello pronto, eccolo qui. Quindi andiamo al passaggio successivo. Allora, abbiamo bisogno di una teglia. Aspettate che mi pulisco un po' le mani. Allora, abbiamo bisogno di una teglia rettangolare, eccola qua, non tanto grande, foderata con carta da forno. Quello che dobbiamo fare è dividere il nostro impasto, perché 2/3 andranno. Ecco, intanto vedo che mi scrivono. Ciao, ciao, ciao. Allora, eccoci qua. Mettiamo 2/3 del nostro impasto a fare la base delle nostre barrette, quindi diciamo all'incirca una cosa così. Avete visto, io ne ho lasciato proprio una piccola parte da mettere poi sopra a rifinire. Allora, lo mettiamo nella nostra teglia e lo schiacciamo a formare la base delle nostre barrette. Ci possiamo aiutare con un cucchiaio, che di solito è, diciamo, un buon alleato per fare queste cose. Eccoci qui. Scusate, la carta da forno crocchia e penso che si senta dal video. Vi ricordo che anch'io sto facendo questa ricetta con voi per la prima volta oggi, quindi insomma non l'ho nemmeno l'ho provata. E quindi è veramente un esperimento, vedremo insieme come vengono e se sono buone. Allora, la base a seconda, allora io ho una teglia abbastanza grandina, possiamo anche non riempirla del tutto, cioè se vogliamo fare una base abbastanza alta, perché le barrette ci piacciono un po' più consistenti, un po' più ciccione, possiamo insomma riempire la teglia non del tutto, possiamo riempirla a metà o per 2/3, insomma non c'è bisogno di riempirla per forza tutta se abbiamo una teglia troppo grande, insomma, dato che l'impasto comunque è abbastanza compatto, adesso ve lo faccio vedere, potete decidere, diciamo, di riempirla un pochino meno. Ecco fatto. E compattiamo bene con il cucchiaio, perché poi appunto questa sarà la base delle nostre barrette e deve essere ben unita. Cerchiamo di creare una forma, diciamo, rettangolare, così quando poi andremo a tagliarle saranno più carine, però anche in questo, allora, in questo caso io le taglierei rettangolari, perché il taglio viene sicuramente meglio con questo tipo di impasto qua. In altri casi si possono tagliare anche a losanghio o in altre forme, però direi che con questa ricetta in particolare, secondo me, il taglio classico da barretta rettangolare è migliore. Ecco fatto, abbiamo compattato bene il tutto, ora vi faccio vedere. Eccola qua, questa è la base compattata, non la posso inclinare troppo se non cade, però è la nostra base delle barrette, molto carina. A questo punto prendiamo la marmellata, eccoci qua. Allora, vi dicevo, io ho scelto una marmellata di lamponi,
perché, eccola qua, perché mi piace il gusto un pochino più amarognolo, però potete anche decidere per un'altra marmellata a vostro gusto. E andiamo a coprire con una piccola quantità, 2-3 cucchiai, a seconda anche un po' di quanto è densa, diciamo, la marmellata, andiamo a coprire la base delle nostre barrette. Ok. Vi ricordo che tutte le dosi che vi ho dato le trovate sul sito di Vegolosi e poi anche nelle nostre storie in evidenza, naturalmente. Se diciamo vi piacciono i sapori un pochino meno dolci come a me, potete mettere un po' meno zucchero. La ricetta prevede 120 grammi di zucchero di canna integrale. Io ne ho messi 80 perché comunque a me il sapore è troppo dolce, soprattutto quando faccio sport, in allenamento, così mi stucca un pochino. E quindi preferisco, diciamo, non esagerare, ecco, con il sapore dolciastro che poi mi fa venire anche un pochino sete. Però questo, diciamo, è una cosa a gusto vostro. Ecco qua, abbiamo fatto la nostra base. Ora trovo un modo per farvela vedere senza ribaltare tutto. Allora, vi ricordo anche che eccoci qua. Trovate il video delle altre barrette sempre su YouTube di Bikemood. Eccoci qua. Non la posso ribaltare troppo, però avete forse capito che insomma basta coprire il nostro impasto. Lo mettiamo per bene fino ai bordi, perché se la marmellata non è troppo liquida, insomma, altrimenti i bordi rimangono vuoti e poi è spiacevole mordere dove non c'è la marmellata, diciamo. Eccoci qua. Ok, allora, e adesso ci apprestiamo a fare l'ultimo passaggio, dopodiché dovremo infornare. Sia in questo che nell'altro caso si tratta di barrette cotte nel forno. Si possono fare anche delle barrette in ghiacciaia, sono anche una soluzione. E comunque, una volta tolte dal forno, anche quelle appunto cotte, può essere una buona idea mettere in frigo per farle rassodare. E raffreddare e rassodare più velocemente e poi poterle tagliare senza dover aspettare troppo. Allora, ecco fatto. Adesso che la nostra base è ben pronta, prendiamo la parte restante del crumble, quella che è rimasta, e praticamente la dobbiamo andare a spolverare, diciamo, sul nostro impasto. Quindi la lavoriamo ancora un pochettino velocemente perché se no, appunto, poi diventa tutta appiccicosa. E poi la spolveriamo delicatamente, ecco fatto, sopra le nostre barrette, andando a coprire, diciamo, la marmellata che c'è sotto. Anche qui, appunto, a seconda potete mettere più o meno marmellata, insomma, un po' una questione di gusto. Ecco fatto. Ok, adesso vi faccio vedere l'effetto finale. L'effetto finale è, oh, come potete vedere, con questa spolveratina, non la posso inclinare troppo, se no la marmellata collassa, però con la spolveratina di crumble sopra, poi vedremo meglio l'effetto dalle fotografie, che metteremo dopo. A questo punto la nostra ricetta delle barrette è pronta, non resta che metterla in forno. La dobbiamo mettere in forno statico a 180 gradi per 35 minuti. Dopodiché la tiriamo fuori. La facciamo raffreddare e la tagliamo a rettangolini, della grandezza che preferiamo. Queste barrette si conservano per circa 2-3 giorni in un contenitore ermetico, però insomma non ne viene una quantità esagerata, quindi penso che non avrete problemi a finirle abbastanza velocemente. E questa è la ricetta, molto, molto semplice, con ingredienti appunto che si reperiscono con una certa facilità, insomma non c'è bisogno di andare nei negozi del biologico o in erboristeria per trovare questi ingredienti che si trovano comunemente in qualunque supermercato. Più tardi, appena saranno cotte e si saranno raffreddate, potrò tagliarle e mettere una foto e vi farò vedere il risultato finale. Vi ricordo che se provate a realizzare questa ricetta ci fa piacere se fate delle storie e ci taggate o se ci mandate le vostre foto, insomma, e poi le condividiamo noi. Io vi ringrazio, spero che la ricetta vi sia piaciuta, di esservi stata utile e spero di vedervi presto. Insomma, vedremo che cosa succederà con questo periodo di quarantena, ma altrimenti ci rivedremo o in bicicletta o per altre ricette. Ciao a tutti!